Buongiorno, benvenuti dalla rassegna stampa. Cominciamo subito con il Corriere dell'Umbria. Il titolo d'apertura è dedicato alla ricostruzione perché Legnini, avvocato abruzzese, è il nuovo commissario straordinario. Prende il posto del professor Farabollini, il quarto in meno di 4 anni. Allarme della Corte dei Conti su ritardi, sprechi e rischio corruzione. Evviva, qualcuno ne ha parlato. Noi ne abbiamo parlato diversi giorni fa. La relazione di Avoli è stata inclemente ma giusta. Cioè non si può continuare così, praticamente. Cantieri non se ne vedono, questa è la verità. Taylor Mega in tour per l'Umbria, qui c'è una foto, breve tournée in Umbria, arrivata ieri a Perugia prima di trasferirsi a Gubbio dove aveva in programma un evento serale in un locale della città dei Ceri. Il governo regge, si va verso la pace, ancora tensioni ma pontieri al lavoro e questi responsabili ci saranno, sono da voci parlamentari. Parlamentari, indiscrezioni parlamentari per la verità, pare siano 12-13, una truppa che comunque servirebbe allo scopo di poter mantenere i numeri, soprattutto in Senato dove la maggioranza è più risicata. Nonostante, come dire, gli avvisi di Zingaretti, ci pare proprio che facendo la voce grossa rispetto a quella che ha già fatto Renzi, Zingaretti voglia far capire. O ti muovi o ti sostituisco, insomma, è uno sprone per far restare Renzi al suo posto. Purtroppo il coronavirus si temeva, è arrivato in Africa, primo contagio in Egitto, adesso vedremo se sarà circoscritto. L'ex prete, o meglio monaco, che chiedeva sesso ai minori, lascia Perugia. È stato perquisito e indagato, aveva cercato rapporti intimi con due ragazzini di 12 e 16 anni, promettendo in cambio regalie. San Valentino c'è il vescovo. Che fa il monito ai politici, è un po' un motivo comune, quello dei prelati, dei religiosi di alto grado nella nostra regione, di richiamare in Umbria gli amministratori e non solo in Umbria. Perugia ha nominato il nuovo questore, Foligno rifiuti 27 multe da inizio anno. Il nuovo questore abbiamo anche offerto un primo video. Assisi, traffico di cani, salvati 9 cucciolini. Eccoli qua, li vedete in mano ai carabinieri. Del forestale. Ci spostiamo perché magari non copro con la mia immagine. Eccolo qua. Aeroporto, l'assessore Fioroni dice servono dirigenti nuovi e competenti. Insomma, mi pare di capire che c'è una bacchettata notevole nei confronti della dirigenza Sasi, ma quantomeno chi ci lavora. Super Sir in Champions, Sirci determinante, il coraggio di cambiare, poi Grifo un girone dopo. È il Frosinone che vola. Per la sera abbiamo fatto vedere la gara con Lisbona. Calcio Fera in Coppa senza macchia, ma i rossoverdi segnano poco. E poi svelata la nuova Mercedes, la Formula 1. Hamilton vuole il settimo posto. Dal Corriere dell'Umbria di Vecchi alla Nazione di Pierpaolo Ciuffi. Abusi sui minori. Indagato l'ex prete. L'accusa induzione alla prostituzione dei ragazzini che trascorsero la notte nella sua abitazione, Erika Pontini, poi master all'Unipg. Così insegniamo come accedere ai fondi europei per la cultura. Flaminia urge metterla in sicurezza. Il vice ministro Cancelleri, che è stato Termini, ricorderete, per far luce sul cantiere della Termini Rieti. Finalmente pare che arriveremo a vedere l'inaugurazione ad agosto, quantomeno. La fine dei lavori, si tratta di portare a termine, mi pare, 3 km degli 11 già fatti. Chiesto il processo per l'ex Ross Gisabella e due armatori. Vital Heinen, l'allenatore, coach, quello come volete chiamarlo, della Sir, si racconta: io pazzo di volley, mi muovo in bici. Eccolo qua, Donatella Viviani fa sempre queste chicche. Autobus incubo tagli, da aprile corse ridotte in tutta la regione, si va allo sciopero. Poi qui trucco e parrucco, votate i vostri preferiti. Strada dei portoni, voragini pericolose. Polin. Vetreria, rischi per la salute, Piegaro, è quanto evidenzia una relazione della USL numero 1. Gli interventi da adottare per l'impianto. Poi traffico di animali sequestrati, 9 cuccioli. I carabinieri hanno scoperto l'illecito durante un controllo veterinario.
Pagina di Perugia con il Corriere dell'Umbria chiede sesso ai minori prete indagato, Francesca Marruco se ne occupa, l'ex religioso già condannato per pedofilia ha fatto dormire ragazzine a casa sua giovedì la perquisizione. Poi arriva il nuovo questore Antonio Sbordone, eccolo qua questo signore qui. Cambio il vertice, Mario Finocchiaro lascia il posto, dopo meno di un anno il successore viene da Reggio Emilia. Terni, a Terni la San Valentino ovviamente. San Valentino, esempio di buon governo, richiamo del vescovo all'onestà di chi amministra il bene, oltre 10.000 pellegrini in Basilica, qui il sindaco Latini insieme all'assessore Agabiti. Video proiezioni, musica e cioccolato di scena per le vie del centro. Da non perdere l'apertura serale del Museo Diocesano, gli appuntamenti in programma, la cascata delle marmore per celebrare il santo degli innamorati. La Nazione, tutto Perugia, buche killer in via San Bartolomeo. Abbiamo fatto vedere la foto ieri, l'articolo e la foto è di Gino Gotti. Fioroni, tassa iniqua, cosa? La plastic tax, sto con le aziende. Lavori a Bosco fino al 25, chiuso lo svincolo in direzione Roma. Quindi attenzione, a partire da martedì 18 e fino al 25 saranno eseguiti interventi preliminari di lavori di risanamento. Quindi è chiuso. Dipendenti pubblici, Fratini, Ires, CGIL non sono troppi. Tre portieri di quartiere, decoro e sicurezza, Fontivegge, Bellocchio, Madonna Alta. Ancora università, paleoantropologia, antropologia, taglio del nastro del nuovo percorso, decima edizione. Qui il viceministro Ascani, insieme al sindaco di Corciano, tappa alla Bonfigli, soldi per le scuole. La visita del viceministro Ascani insieme al sindaco Christian Betti. Terni, la rassegna stampa di Terni per il Corriere dell'Umbria. San Valentino americano. Terni fa il giro del mondo. La richiesta del comune di trovare una località gemella negli Stati Uniti, ripresa da grandi media. Dopo la BBC, anche la ABC News ha pubblicato la foto della città. Il patrono sostenga i giovani. E la pacifica convivenza, l'omelia del vescovo piemontese, convegno medico, pulisca confronto tra vecchie e nuove sfide, soprattutto la maculopatia. Ricordo del bombardamento, la memoria delle vittime sarà celebrata ogni anno. Decisa la riduzione delle tariffe, la revisione dell'Auri riguarda, scusa, ma qui è partito tutto, non so perché si muove male, comunque. La revisione dell'Auri riguarda allevatori e albergatori, ecco, forse così va meglio, sempre Terni, qui tutta la pagina. Cominciamo con il Sole 24, eccolo qui, Sole 24, titolo bonus, facciate, maxi sconto sul risparmio energetico, agevolazioni casa, dalle entrate alle istruzioni sulla detrazione del 90% premio anche alle imprese, con un intervento esteso scatta anche l'obbligo di riqualificazione verde. Ammesse opere sulle parti esterne visibili, beneficio escluso per i lati interni. Poi imprese, il governo prova la carta semplificazioni. L'obiettivo è razionalizzare oneri e adempimenti per aziende e contribuenti. Ancora Edison torna sul dossier F2I e punta sulle rinnovabili. Ancora il pacchetto crescita punta sull'edilizia, ricerca e un ecobonus più elevato. Ancora spostiamo Germania in stallo, effetto freno sull'Eurozone. La Repubblica, eccola qua. Renzi frena Conte. Conte. Renzi frena Conte, no, crisi congelata. Il Premier non si fida più di Italia Viva, pensa a un piano B con l'appoggio dei dissidenti renziani. Quirinale, se tutto precipita, si va alle urne, ma solo in autunno. La sardina Santori. Troppi bombaroli, sondaggio Demos, Lega in calo, Meloni raggiunge i 5 Stelle, PD oltre il 20%, quindi cresce anche il Partito Democratico. La frenata, ovviamente il problema resta sempre quello, la prescrizione. Buona sostanza, cosa significa? Significa che se, come vogliono fare, si abolisce, significa che uno viene chiamato a processo e rischia di stare a processo tutta la vita. Perde cioè il diritto alla prescrizione, diritto che gli torna in mano qualora fossero passati i 12 anni e venisse assolto. Ma che gli serve una prescrizione se viene assolto?
potrebbe servirgli solo qualora il procuratore generale impugnasse tutto quanto e lo rimettesse davanti al terzo grado. Insomma, veramente una roba un po' confusa. Vertice al ministero, non confusa, controproducente. Annuncio shock per Air Italy, 1450 licenziamenti. Ancora la maledizione del rottamatore, commento, facciamo sempre riferimento all'atlante politico, la paura del voto aiuta il governo, poi l'aggon punisce la RAI, non rispettato il pluralismo, la nostra decrescita infelice, poi il coronavirus arriva in Africa, primo caso, treno deragliato, altri 10 scambi sotto indagine. Avvenire velocemente, perché se no è tardi, il piano inclinato, il governo dal governo un progetto per il Mezzogiorno con i fondi europei finora inutilizzabili, ma la maggioranza resta in bilico. Il Premier conta sulla riserva dei responsabili, prevalentemente pare siano di Forza Italia. Renzi sull'Aventino: siamo alleati, non sudditi. Conte: niente terra, ho un programma da realizzare. Boh, vediamo. Intervista televisiva: Boschi pronti alla sfiducia su Bonafede. Naturale. Vaticano-Cina: l'intesa fa un altro passo avanti, magari momentaceo. Oltre l'ombra, no? Oltre l'ombra con i deboli, Lula dal Papa, ragioni di un dialogo, Lucia Capuzzi, Lula, Luiz Inácio da Silva, l'ex presidente del Brasile, la Chiesa che ascolta e semina, Mediterraneo. Poi andiamo, azzardo, pandemia da 1830 euro a testa, puntati 110 miliardi, allarme rosso in Abruzzo e Campania, i conti. Andiamo a prenderci il Fatto Quotidiano, eccolo qua. Il fatto apre con: arrivano le nomine, meglio stare a tavola, poltrona viva. 6 anni dopo Enrico Costa, assai sereno, Renzi ritira ricatti a Conte, vota tutto, stretto fra responsabili Forza Italia e pentiti di Italia Viva. Poi, io avvocato difendo l'altra alla prescrizione dei reati, mio marito mi stalkerava, salvo per 20 mesi di stallo, sardine, il vuoto del principino che dice banalità, pluralismo, RAI, non basta la multa, agcom, ancora veloci, tecno-religione, le suore di clausura predicano il Vangelo usando WhatsApp, questa è una cosa che già conoscevamo, bufale climatiche, Groenlandia verde, solo uno sport di Eric il Rosso, un brigante. Il parassita non è anticapitalista, ma la storia di una sconfitta, la cattiveria. Il boss Giuseppe Graviano: ho concepito mio figlio da 41 bis, ma alzi la mano che non si è mai vantato di avercelo lunghissimo. Scusate, mi vergogno un po', ma così. Vabbè. Un anno bullissimo, dice Marco Travaglio, poi vitalizi, Movimento 5 Stelle in piazza e retromarcia Casellati. Ora Graviano lancia dell'utri contro Berlusconi. Subito sopra anche il suo fedelissimo ministro della giustizia critica Trump per i tweet trionfalistici sullo scampato impeachment, ma forse è solo una lite da bar. Con la doppia R, no? O se volete c'è il resto del giornale che potete leggere, consultare, scaricare, ripeto, era disponibile sul repository di Instagram, ok? Libero fa anche lui un fotomontaggio, una vignetta. Conte: non temo che il governo cada, noi temiamo che stia in piedi. Renzi prova a far fuori il Premier, ma Casalino rivela: ci sarà un Giuseppe Terra. Nessuno vuole andare a casa. Annoiati perché sta ascoltando quel che dice Casalino, evidentemente. Repubblica: non può lagnarsi se Salvini non la ama molto. Prima spara, poi frigna. Intanto 1500 lavoratori perdono il posto. La compagnia Air Italy invia lettere di licenziamento, l'esecutivo non sa più cosa fare. Ecco, questa è la realtà italiana. Okay? Questa è la realtà italiana. Zingaretti è stanco della maggioranza, sarebbe meglio votare? No, lo fa per incitare, per far vedere a Renzi che lui non ha paura. Adesso le sardine si sbranano tra loro, Santori ha superato il segno. 7 milioni di italiani se la fanno sotto, scatta l'allarme incontinenza. A Parigi, oh, certo che certi titoli, ragazzi, A Parigi oramai è vietato masturbarsi, video hot del candidato sindaco. La nozione, scusatemi, ma veramente. I medici eroi, già 6 morti. Aumentano gli dottori vittime del virus a Wuhan, siamo sulla nazione. E in Africa c'è il primo contagio, fine dell'incubo cinese per Niccolò. Oggi arriva a Roma, andrà in quarantena, ovvio. Arriva a Pratica di Mare. Stamani, insomma, il piano per rimpatriare le imprese, giù IRES e altri sconti, così il governo cercherà di riportare a casa la produzione. Molti big sono già tornati dall'aeroporto all'alta velocità toscana con il freno a mano. Poi Conte e Renzi: ora basta, lite d'Italia ferma. Ma va, si sono accorti.
Ora Commisso cerca alternative a Cecchigori, Lovacchetta, la questione dello stadio a Firenze, insomma 10 anni di trattativa, mobilità, percorsi 12 milioni di chilometri, multe dimezzate dopo le polemiche con la Juventus, poi ancora il Duce, Salò non cambia idea, Benito Mussolini resta cittadino onorario, bufera politica, resta tutto come nel 24. Guccini e il Cardinale, è comunque la storia, inutile che lo si toglie. Guccini e il Cardinale, dibattito su Dio è morto, incontro fra il cantautore e Zuppi a Bologna. Oh, giallo, 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 giallo sul Conte Ter, appunto, dopo l'offensiva di Renzi. Il portavoce del Premier, cioè Casalino, ha ipotizzato scherzosamente scatenando un mezzo pandemonio, ma da giorni Palazzo Chigi è a caccia di responsabili, bisognerebbe mettere la R maiuscola, Franco, per sostituire Italia Viva, non per il rispetto, ripeto, ecco, ma perché rappresenterebbero un gruppo identificabile. Ecco cosa accadrà. Non sanno nemmeno la geografia, spot al sud con la foto di Trieste. È prevista Bora, Gioia Tauro, comandà, e vabbè. Suppletive 7 in corsa per una poltrona, non solo Gualtieri e Leo, ecco tutti i candidati del collegio del centro. A marzo i lavori per il boulevard, dopo l'abbattimento della tangenziale, ecco tocca agli alberi, ancora la pace di Ostia era mafiosa. Altro sangue sull'asfalto, un morto e 3 feriti, Roma-Bergamo per la Champions, Trastevere, il suicida si pente ma è troppo tardi, ingerisce medicinali, poi chiede aiuto, i soccorsi sono vani. Sfida alla destra. Manovre sul dopo Raggi, guerra sul candidato, il derby Meloni-Salvini inizia in Campidoglio. E questo è il tempo di Bekis, ancora con il dubbio. Vediamo un po' il dubbio che dice. Dice che non è facile aprire la crisi. Renzi sulla prescrizione non molliamo, ma voterà la fiducia. Il CNF avvocati mai sentiti sul lodo, ora un tavolo con i giudici. Ecco, qui restano i toni minacciosi, ma lo scontro non precipita. Nessuno vuol togliere il culo dalla poltrona, scusate. Genesi torna libera, l'avvocata linciata sul web perché è bella. Poi il Cupio, c'è il dissolvi, ancora no, editoriale, poi ancora. Italia Viva, frenata dai responsabili, ma la battaglia è ok. Verini, chi ricattava, che fa l'ex premier sui processi brevi? Ci ricattava, chiedo scusa. Scontro tra Ministero TAR e UE. Se passa per le mozzarelle, il masochismo del Made in Italy è a perdere. Il pupillo di Macron abbandona, scusate perché sono a rischio di non farlo vedere, un attimo. Chiedo scusa. Ecco qua. Adesso forse riuscirete. Forse. Dicevo, il pupillo di Macron abbandona Parigi per un video porno. Vabbè, era quello che diceva Benjamin Griveaux, candidato voluto dal presidente francese Emmanuel Macron. Emmanuel Macron per la corsa sindaco di Parigi ritira dalla campagna la sua candidatura dopo la pubblicazione di un suo video intimo sui social. Un sito web e i social network hanno lanciato video attacchi riguardanti la mia vita privata. Vabbè, però anche questo a tappare che metteva più. Ultimo. Per carità. Se ti chiami Matteo sei segnato, Francesco D'Amato, affinità, maggioranza in 4, ma no, 3 è meglio. Vabbè, certo, servono i numeri. Dire oggi di Nico Perrone, l'apertura, vedete la foto di un Conte solitario, Conte fa i calcoli, 10 voti al Senato per mettersi al sicuro, quello che vi dicevo, Alfonso Raimo. Tanto tuono che non piove, Renzi è nell'angolo e tra i suoi cresce il malumore, editoriale di Nico Perrone, poi nel Piano Sud 2035 missioni per rilanciarlo, investimenti per 21 miliardi, la riforma del processo Davide, magistrati contro avvocati, Salvatore Casamonica diabolica è una legale pax mafiosa Ostia, Ponte Morandi a 18 mesi da tragedia familiare, ricordano le vittime. Poi sotto ancora Monticelli, 1000 proroghe, emendamenti, Italia Viva bocciati, ma i renziani voteranno la fiducia. Qui siamo su Italia su Dire Oggi. Nel Piano Sud 2035 missioni per rilanciarlo, è Vetere che scrive, invece Marta Tartarini, la riforma del processo divide magistrati contro avvocati, ma la realtà è quella che purtroppo sta sotto gli occhi di tutti. L'esibizione di Prestami il tuo sogno è un viaggio nell'identità africana internazionale. Insomma, questo è anche qui il giornale che potete scaricare direttamente da dire.it piuttosto anche da Umbria Journal TV. È tutto per la rassegna stampa di questa mattina. Buon fine settimana da Marcello. Ciao ciao e da Umbria Journal TV e da Rete Sole.